Un giorno parlo con Anduso e dice io mi concentro sul calcio, parlo con il procuratore. Ieri ho parlato col procuratore e dice che si deve parlare con Duse, che venga qui il procuratore e trattare, perché è la cosa giusta da fare, perché Vlahovic si deve concentrare sul campo del giusto, ma il procuratore che fa l'affare, che fa il peso, deve venire qui a Firenze a trattare per il suo giocatore. Un fiume in piena, Rocco Commisso. Sollecitato a parlare della vicenda Vlahovic, il presidente della Fiorentina si lascia andare ad uno sfogo sulla telenovela del momento, quella di Dusan Vlahovic e del suo contratto da rinnovare, parlando di un tira e molla con il procuratore, ma lanciando anche un messaggio chiaro al giocatore. E lui si sta prendendo un grande rischio, vedendo alla persona, perché noi ci offriamo un contratto di 5 anni. A questi soldi, a gross vuol dire lord, si arriva a 40 milioni. Ok? 40 milioni per un contratto di 5 anni. Ma spero che loro rispettino la città, i tifosi, la squadra e Rocco, perché Rocco ha fatto un grande sforzo a dargli a un ragazzo di 20 anni, 21 anni, quello che ci sta dando. In giornata poi, con tutta la squadra, Commisso ha fatto visita al cantiere del Viola Park a Bagno a Ripoli, chiosando con una battuta sul prossimo avversario Viola, il Napoli. Vede che il Napoli è fortissimo, eh? Mamma mia quanto è fuori, io ci voglio bene i napoletani, ma il Dio dirà che ogni tanto si deve perdere, pure come abbiamo fatto noi. So, vediamo se i ragazzi ce la faranno. È stata l'ultima partita per me prima di tornare in America.